Salve a tutti ragazzi, un altro video che riparte da questo garage. Ebbene sì, penso che già sappiate il perché sono qua dentro, no? Ovviamente perché abbiamo qua la nostra macchinina. Entriamo subito che vi devo spiegare un po' di cose. Mamma mia, mi sento a casa quando sto dentro in auto, ragazzi. Adesso ditemi se è normale, ma veramente non posso farne a meno ormai di quest'auto. Adesso dobbiamo anche pensare alle modifiche. Allora ragazzi, vi mostro bene, intanto vorrei partire dagli interni, no? Consigliatemi voi sotto nei commenti cosa fare, però senza spendere tanto, perché qua i soldi purtroppo non nascono ancora per terra. Devo trovare ancora la piantina giusta da mettere nell'orto. Comunque, a parte gli scherzi, la posizione di guida, vabbè, me l'hanno già fatta da un po', è un po' che ci guido ormai, ci ho preso un po' la mano. Comunque, come vedete, prima cosa io vorrei modificare qua il volante, vorrei mettere qualcosa per ricoprire questo volante, per renderlo più elegante, diciamo. Ho già pensato a qualcosa. Poi, quando arriverà tutto quanto da Temu, farò un altro video dell'apertura, quindi vedremo. Allora, poi sicuramente qua sotto, ragazzi, ovviamente nelle pedaliere vorrei mettere, adesso non si vede niente perché siamo dentro in un garage, ma non si vede tanto bene, di notte ovviamente non proprio nulla, quindi è così, è un po' brutto cioè devo mettere qualche LED, vedremo come fare, ma sicuramente qualcosa devo inventarmi. Quindi, dopo questo, invece, diciamo che i sedili non li voglio toccare perché, ragazzi, questi sedili veramente sono, non dico adesso morbidi perché mi sembra eccessivo, però sicuramente sono molto molto comodi. Allora, una cosa che devo assolutamente fare è togliere questo specchietto, metterne uno magari più grande, magari anche con una telecamera per il parcheggio. Poi vorrei mettere uno schermo qua davanti per controllare ad esempio i LED dell'auto, per metterci anche delle telecamere per fare dei video, perché ovviamente qua devo pensare anche a questo. Poi dall'altra parte qualcosa mi inventerò e penso qua così anche un portatelefono più o meno. Qua un altro piccolo schermo, comunque una radio, vediamo che ci posso infilare qua dentro. Comunque quest'auto, ragazzi, non è così moderna da avere addirittura la correzione che ti mantiene l'auto dritta nelle corsie, ecco, ma è anche meglio così, è più bella da guidare sicuramente. Io non riuscirei a guidare auto troppo moderne con. Diciamo, io amo un po' la vecchia scuola, vetture semplici. Va bene, sì, la tecnologia, però io ho bisogno di guidare, sennò mi annoio troppo. E qua non vedete molto bene perché io sto riducendo al massimo, ma quest'auto è così piccola, purtroppo, ragazzi, che non riesco a farvi vedere bene le cose, però. Accontentatevi anche voi, ragazzi, siete bravi. Allora, adesso usciamo. Perché ci sono anche delle modifiche da far fuori. Dopo andiamo, anzi, finiamo gli interni prima. Ma. Allora, come vedete qua c'è lo spazio giusto per entrare, almeno che voi non siate giganti, ci dovreste stare anche dietro. Con il sedile impostato sulla mia guida non avete problemi. Diciamo che è un'auto piccola, comoda per magari spostarsi e parcheggiare in città, però la potete usare ovunque, magari ecco, limitatamente nel fuoristrada, però sicuramente è abbastanza comoda, dai. Un'altra cosa che vorrei fare, vedete, questi vetri qua, diciamo che non mi piace molto, vorrei oscurarli un po'. Poi ovviamente qua ci metterò dei LED, ma non è tutto, ragazzi, non è tutto. Perché ovviamente io le cose o le faccio bene o non le faccio, no? Almeno non ero così fino a qualche tempo fa, ma adesso voglio che sia così. Ovviamente oscurerò anche quella dietro, metterò un'altra telecamera qui di sicurezza, non si sa mai, ragazzi. Poi qui nei sedili posteriori penso che ci metterò una borsetta particolare, non vi voglio dire perché,
tanto, però servirà per mettere varie cose, per utilizzare anche smartphone e qualcos'altro. Invece qua dietro al mio sedile, ragazzi, ho già preso questo che mi era arrivato da Temu e praticamente è per posizionare il cellulare. Lo posso mettere già ora e poi vedrò all'esterno se fare modifiche, non saranno grandi. Poi magari sulle portiere ci metterò magari qui là, ragazzi, qualcosa di colorato oppure qualcosa per renderlo più sicuro, magari quando apri la porta e rischi di sbatterla contro un muro o una parete o qualcos'altro di simile, no? Allora ragazzi, prima cosa che voglio fare, vedete qua, intanto è sporchissima, quindi devo dargli una bella ripulita, sia esterna che interna. Dopo vado a prendere le misure per mettere la radiolina, la vediamo. E poi ci sono purtroppo, dopo 22 anni, delle piccole ammaccature, ecco, fatte dalla grandine che è venuta qualche tempo fa e qualche striscio sulla vettura, quindi sempre da Temu proverò a prendere qualcosa per sistemare tutto. Vediamo se ci riusciamo e vediamo anche l'efficienza dei prodotti di Temu così. Poi sarà anche troppo bella secondo me. E ovviamente lascerò i cerchi così anche perché non voglio spenderci su proprio troppi soldi, perché secondo me, raga, va bene tutto, però cioè, non si può proprio come prima auto andare a spendere tantissimo, anche perché credo che la userò 5-6 anni. Adesso la butto là così, poi ovviamente bisogna vedere, però poi troppe modifiche, voglio tenerla semplice. Non voglio renderla né troppo aggressiva né troppo elegante e insomma voglio tenerla originale il più possibile, ecco. Poi vediamo cosa metterci anche nel bagagliaio e per questo video è tutto, vi ho detto cosa farò, adesso mi metterò all'opera e poi vi farò vedere gli aggiornamenti, diciamo, di questi lavori. Bene ragazzi, detto questo io posso terminare qua questo video. Vi saluto da Macaco Sport, è tutto e ci vediamo alla prossima con un nuovo video e un nuovo episodio di questa serie.